questa è un'immagine di un impianto idroelettrico, una diga dove praticamente vengono sfruttati i salti per produrre elettricità, e questa è la distribuzione degli impianti idroelettrici sul territorio, ovviamente sia per numerosità che per potenza installata. Possiamo notare che sono concentrati tutti a ridosso del Alpino, o comunque prevalentemente a ridosso dell'arco alpino, mentre nella parte meridionale dello stivale ovviamente il contributo della fonte idroelettrica, della fonte idraulica, va scemando sempre più per diventare quasi nullo in Puglia, Basilicata più o meno, e parte della Sicilia. Ogni abitante americano consuma ogni anno energia equivalente per 26 barili di petrolio. Un europeo arriva a 13 barili, il cinese meno di 2 barili. Questo dovrebbe suggerirci sicuramente delle riflessioni interessanti, cioè da una parte c'è un forte squilibrio generale, dall'altra parte la crescita dei paesi in via di sviluppo metterà in crisi il sistema. Mettendo in crisi il sistema, ovviamente è quanto più indispensabile cercare di diminuire i consumi e cercare di arrivare ad una indipendenza energetica. Quanto è conveniente, diciamo, puntare sull'energia rinnovabile piuttosto che sulle antiche, insomma, sulle energie su cui abbiamo puntato finora? È difficile fare dei conti. Perché? Perché prima abbiamo parlato di sanzioni. Gli obiettivi posti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili sono vincolanti. Gli stati membri li devono raggiungere, altrimenti vengono applicate delle sanzioni. Benissimo. Queste sanzioni però ancora non sono state stabilite e quantificate. Allora, è ovviamente difficile calcolare, dico una banalità, se possa essere più conveniente pagare la multa, tra virgolette, la sanzione alla Commissione Europea, oppure sforzarsi per incentivare le fonti rinnovabili e cercare di far sì che nel tempo siano competitive sul mercato. Quindi è difficile fare dei conti economici per verificare se effettivamente sia conveniente oppure no. Più che conveniente direi che è una necessità, perché intanto l'Italia in questo momento importa circa l'80% del suo fabbisogno elettrico dall'estero, quindi siamo totalmente dipendenti dai paesi contermini sostanzialmente. Questo comporta una sicuramente la non competitività delle nostre aziende e delle nostre industrie. Investire nelle rinnovabili come sistema paese è necessario, quindi sicuramente lavorare sull'indipendenza energetica per essere più competitivi sul mercato. Investire nelle rinnovabili è necessario a livello europeo e a livello italiano, perché per far fronte all'esauribilità delle fonti fossili. La strategia energetica italiana in questo momento, anche se non ancora formalizzata, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare in televisione il ministro Scajola, parla di 50% del fabbisogno italiano, energetico italiano, coperto da comunque ancora fonti fossili, perché il passaggio e la transizione ad altre fonti richiede comunque un tempo lungo per la costruzione degli impianti e quant'altro. 25% da fonti rinnovabili e 25% da nucleare. È una torta. Cioè, senza questo mix purtroppo non possiamo andare avanti. Non si può pensare in questo momento né di continuare a far fronte ai fabbisogni energetici solo con le fonti fossili, fonti tradizionali, né tantomeno è possibile, ahimè, pensare ad un futuro solo con le rinnovabili.
perché i fabbisogni sono tali che purtroppo il solo ricorso alle fonti rinnovabili non è pensabile in questo momento. Ora come ora in Italia, quale sarebbe un'alternativa valida all'energia nucleare che possa sopperire al fabbisogno energetico italiano? Non credo ci siano alternative, nel senso è necessario un mix. Richiederà del tempo sicuramente, perché oggi si ritorna a parlare di nucleare, ma i tempi di costruzione delle centrali sono lunghi e ovviamente ci sono delle complessità e delle problematiche connesse alla gestione delle scorie non di poco rilievo. Però sostanzialmente o ci impegniamo tutti per un taglio forte dei consumi, agendo appunto sul risparmio, sull'efficienza, cambiando in parte le nostre abitudini o comunque facendo più attenzione nella scelta di determinati, prima parlavo di elettrodomestici, è una banalità, però agiscono in maniera importante riducendo sensibilmente i consumi. O agiamo molto in maniera forte su questa leva del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, oppure non si può fare a meno di parlare anche di nucleare. Quantomeno queste sono anche le posizioni del nostro governo in questo momento, quindi poi ogni governo cambia strategia.